tutto. Cioè, io penso che si può veramente usare tutto per fare l'arte. Alighiero Boetti è la libertà totale e la curiosità allo stato puro. Secondo me lui ha tracciato una strada che riguarda la bellezza che riusciva a tirare fuori dagli altri, dalle cose intorno a sé. Io penso che Boetti sia anche un grande maestro della forma, un artista che ha un grande occhio. Ha lavorato con tutti i mezzi e io l'ho sempre visto come un personaggio che aveva una testa che girava a 360 gradi. Io penso di fare dei lavori che tutti potrebbero fare, però che poi stranamente nessuno lo fa, cioè lo faccio solo io. Boetti per me è proprio una costellazione di punti luminosi. A queste immagini e a queste ripetizioni, più si ripetono, più sono forti, più sono in qualche modo eterne, ecco. In fondo i maestri ci hanno indicato la strada e rimangono dietro come una nostra ombra e che ricordiamo in questi momenti. Anche perché uno dei sensi fondamentali dell'arte, degli artisti, è quella di comunicare le cose, di sapere comunicare. Nome d'arte, Alighiero e Boetti, in realtà aveva un doppio appunto anche nella vita. Ieri diceva: non è che sono io che divento lui o lui diventa me, io sono io e lui è lui. Cioè, lui sapeva di essere un grandissimo egocentrico, cioè uno showman, però voleva essere un veicolo di spiritualità, cioè uno sciamano.